In un panorama granfondistico 2021 che ha fatto registrare presenze in calo praticamente ovunque, la Dorrel Reactive Cycling a Peschiera del Garda ha dimostrato di essere ben altra cosa. Non tanto per i numeri, comunque assolutamente degni di nota, quanto soprattutto per l'approccio al mondo delle gare o amatoriali, ormai rivisitato in ogni possibile modo e maniera. Lo scopo infatti non è la gara in se stessa, bensì creare una manifestazione che sia un piccolo gioiello, vuoi per la località scelta, vuoi per la leggerezza della competizione in senso ovviamente positivo, vuoi per la relativa importanza di risultati e premiazioni. E così è stato. A Gran Fondo di Peschiera del Garda, per la prima volta brandizzata, Dorelan ha superato le attese grazie ad una miscela di contenuti e caratteristiche differenzianti che hanno reso l'intero weekend un successo. La località ovviamente ci mette del suo, carinissima, una piccola perla sul lago di Garda in grado di attirare turisti da mezza Europa. Dorelan ha fatto il resto, l'azienda forlivese leader internazionale nella produzione di esclusive collezioni di materassi, letti, reti e guanciali, ha infatti contribuito sapientemente alla creazione di un evento dove la serenità dei partecipanti è stato il primo obiettivo brillantemente raggiunto. Gli ottimi ingredienti l'ha poi miscelati la rodata organizzazione del gruppo di lavoro di Tazio Palvarini. Risultato, un weekend all'insegna della bellezza e del divertimento, senza affanni e con il solo obiettivo di gustarsi il percorso unico da 95 km. Prima però una serata di invito all'Hotel Enjoy in cui sono intervenuti l'ultra cyclist Omar Di Felice, Gianluca Brambilla, professionista dal 2010 ora in forza alla Trek Segafredo, il plurimedagliato nella canoa olimpionico e mondiale Antonio Rossi e l'ex nazionale Andrea Tonti, oggi organizzatore tour operator tra i migliori nel panorama internazionale. Tutti al via la domenica mattina, tranne Antonio Rossi, al quale è stato affidato il compito di sventolare il tricolore per dare il via ai circa 1000 atleti.
In prima fila il gruppo compatto condivisa Dorelan, tra loro a fare gli onori di casa anche il responsabile finanziario dell'azienda romagnola, Christian Bergamasca. Una gara che già molti campioni hanno scelto nelle precedenti edizioni, da Yuri Keiki a Maurizio Fondres, da Alessandro Ballana a Damiano Cunego, passando per Paolo Bettini, a testimonianza sia della gradevolezza del percorso sia dell'ottima organizzazione. Il percorso allora, come si diceva, unico da 95 km, un giro con punti altamente panoramici, ricco di mangi e bevi, con un pizzico di pepe nel muro del Garda, un chilometro circa al 20%. Un gran fondo davvero per tutti, quindi, dove gli amatori hanno potuto gustare un territorio sicuramente accogliente anche per la bici ed una capacità di ricezione ed ospitalità ormai decisamente preparata. Thank you.
gran fondo Doran Reactive Cycling è stata quindi una gara molto veloce, ottimamente organizzata sotto l'egida AXI e con Mirko Cigalotti, direttore di corsa internazionale, a tenere le fila dell'attività dei giudici di federazione. Al termine le premiazioni. Malgrado un arrivo al photo finish nella classifica maschile, vissuta con quella leggerezza che ben chiarisce come il risultato da raggiungere fosse ben alto. Una gara divertente, allora un percorso bello, ristori e sicurezza ottimamente preparati, una festa targata ad Orelan in quello che può ben essere definito come un vero e proprio nuovo modello di gran fondo.